La comunità senegalese è una delle più radicate a Napoli e perciò nell'ambito del Forum delle Culture si è voluto dare spazio proprio a questa realtà attraverso il cantante Yosson Dour, che è anche ministro della cultura del Senegal. Abbiamo deciso con Yosson Dour, in qualità di ministro della cultura del Senegal, di rinsaldare il rapporto tra Dakar e Napoli, perché crediamo che la cultura sia strumento di rinascita per le comunità e perché non vogliamo più un Mediterraneo di sangue. Così il sindaco di Napoli De Magistris, che ha accolto il cantante, regalandogli un libro sulla città. Il modo migliore per raccontare il Forum delle Culture, l'integrazione tra culture, tra popoli, e lui è l'emblema principale, uno dei principali rappresentanti dell'impegno politico da un lato, perché è ministro della cultura e del turismo, è un grande artista. Noi a Napoli siamo orgogliosi di averlo qui con noi, perché Napoli è una città che guarda a sud, e che vuole attraverso la fratellanza, la solidarietà, la cultura far star meglio le proprie comunità. Ed è anche il modo, come dire, per ricordare insieme a lui la comunità senegalese che è parte integrante della città di Napoli. E ci siamo detti che siamo, lui è un po' napoletano e noi siamo un po' senegalesi. Yosson Dour ha ringraziato per l'accoglienza che Napoli ha mostrato alla comunità senegalese, dimostrando tolleranza e fraternità. Questa iniziativa è una cosa molto importante, di mettere insieme queste culture. E al debut e alla fin di tutta integrazione.